Buongiorno a tutti, volevo fare una postilla ai miei video sul confronto fra la Peugeot i3008 e la Renault Scenic E-Tech. Quindi abbiamo visto questi due modelli presentati, comparabili, stesso segmento, presentati nello stesso momento, e in cui la Renault Scenic E-Tech prende largamente il vantaggio rispetto alla Peugeot i3008. Allora, diciamo che al di là adesso della goliardia di match di football, di vedere un po' chi è più forte, chi vince, insomma, così, in realtà quello che mi interessava dire in questi video su questo confronto è di far notare che in generale è molto raro in un mercato mondiale di fabbricazione che è sempre più standardizzato, che è molto standardizzato. È raro in realtà di vedere due modelli dello stesso segmento che escono allo stesso momento, quindi in teoria con una tecnologia comparabile di stessa generazione, eccetera. Tra l'altro in questo caso anche di due marche, tra virgolette, connazionali, nel senso che sono storicamente tutte e due francesi, anche se nessuna delle due ha più un granché di francese, forse la Renault ancora un pochino di più dell'ormai grande gruppo Stellantis. Però dicevo quindi è molto raro vedere come quindi due modelli comparabili e che escono allo stesso momento, che ci sia un divario così enorme di risultato nella qualità, insomma, di progettazione del veicolo. Quindi, ed è molto raro, e quindi quello che mi interessa dire è che è molto interessante vedere come quindi da un lato c'è la Renault, che è una marca che era praticamente all'agonia qualche anno fa e che quindi si è proprio riconcentrata, è diventata molto più piccola e sta cercando di far uscire pochi modelli nuovi, pochissimi, ma cercando di farli più azzeccati possibile, e a quanto pare ci sta, per il momento ci sta riuscendo abbastanza bene. E dall'altro lato abbiamo questo enorme conglomerato appena creato e che al contrario sta facendo uscire decine di modelli che sono tutti cloni uno dell'altro per rentabilizzare al massimo e che anche quando si tratta di far uscire uno dei modelli più importanti per tutto il gruppo, il Peugeot 3008, invece di metterci i soldi e di capitalizzare quindi su una fama, su un modello riuscito che si è venduto molto bene per fare una cosa ottima, la politica di questo enorme gruppo è talmente soltanto votata all'economia dappertutto per ingrassare al massimo gli azionari che in realtà riescono quindi a far uscire un modello che si fa completamente demolire dal suo concorrente contemporaneo, insomma. E quindi è soprattutto questo che volevo far notare. E quindi concludo dicendo che questa politica di Carlo Tavares, il capo di Stellantis, è una cosa che abbiamo già visto per il passato tante volte, quindi un gruppo che diventa un gruppo gigantesco, che comincia a fare economia dappertutto e per degacy, si dice in francese, per tirare fuori profitti rapidissimamente per gli azionari, perché bisogna dare alle riunioni trimestrali dell'azionariato, bisogna dare ottimi risultati, distribuire soldi dappertutto rapidissimamente per fare contenti tutti, per arricchirsi se stesso Tavares, annunciare ottimi risultati, far salire il corso della borsa il più rapidamente possibile e fare questa politica finché dura, in realtà finché si può far funzionare un po' l'illusione che il gruppo va bene, anche se in realtà si sta abbassando la qualità di unendo i costi dappertutto. E poi in generale quel che succede è che prima del patatrac, cioè che il mercato si renda conto che il prodotto è assolutamente non più competitivo e che quindi l'azione crolla in borsa, in generale quindi il PDG, il presidente direttore generale, subito, essendo lui un insider, uno che ha il corrente insomma di come vanno le cose, se ne va via poco prima che l'azione crolli, cioè vende le sue stock option prima che crollino, intasca tutti i miliardi, se ne va via, gli azionari sono contenti, sono strapieni di soldi, anche loro vendono e l'azione in borsa crolla e il gruppo va allo sbando e così. E tra l'altro, insomma, aggiungo anche dicendo che
E come succede anche sempre in generale queste cose, il fatto della fusione con Fiat FCA, che porterà sicuramente, malgrado tutte sempre le belle parole politiche, perché è sempre così, in realtà è ovvio che adesso a mano la strategia sarà di chiudere le fabbriche italiane a breve termine, licenziare il più possibile, insomma, sempre con questa ossessione di ridurre i costi per ingrassare gli azionari. Quindi ecco, è soprattutto questo che volevo in realtà in filigrana far notare. Parlando di questo match franco-francese Peugeot 3008, Renault Scenic E-Tech, quindi è interessante vedere insomma, la politica e la situazione dei due marchi e i prodotti che fanno uscire allo stesso momento, che in teoria dovrebbero essere comparabili, dove invece c'è un divario netto fra l'uno e l'altro e dove è il prodotto migliore e quello meno buono. Ciao a tutti, a presto.